Randagismo e problematiche correlate al centro di un tavolo tecnico qui a Palazzo del Carmine partecipa anche la LAV. Cosa sta emergendo? Sta emergendo il solito problema di sempre ormai da vecchi anni, che ci sono troppi cani randagi, molti, e la gente ha paura. Io sono dalla parte degli animali, ma sono anche dalla parte delle persone che hanno paura. Quindi noi chiediamo, sia per chi ama gli animali, sia per chi ne ha paura, di sterilizzare, perché la sterilizzazione è intanto prevista dalla legge, poi è l'unica soluzione per sciogliere i branchi, per non far nascere nuove cucciolate e per non permettere ad altri randagi dal perimetro esterno, che sono gli altri paesi o le campagne, di entrare nel territorio di Caltanissetta. Parliamo dei cani di quartiere, tutti sanno come si sviluppa questo tema? No, non lo sanno. Chiunque dà da mangiare a un cane può richiedere, randaggio ovviamente, può richiedere di farlo diventare cane di quartiere, quindi si deve rivolgere all'ASP e anche al comune e fare una richiesta. Il cane verrà microchippato a nome del comune, ma come cane di quartiere, verrà sterilizzato e verrà vaccinato. Questo per regolamentare, intanto che il cane così non può essere spostato da quel quartiere se non lo decide lui stesso. Nessuno lo può prendere e portarlo da un'altra parte, e poi così viene regolamentato e viene sterilizzato in modo, come diciamo sempre, di non avere altre cucciolate. Quali richieste formalizzerete all'assessore comunale competente? Noi chiediamo la sterilizzazione massiccia dei cani randagi, perché fino ad ora si è fatta a singhiozzo e i cani sterilizzati sono troppo pochi. Poi chiediamo un controllo dei cani padronali. I cani padronali devono essere microchippati, sono previste delle sanzioni per chi non ha cani microchippati, perché si possono abbandonare quando si vogliono, e soprattutto chiediamo che ogni padrone deve dichiarare la gravidanza e quindi la nascita di nuove cucciolate, per evitare gli abbandoni. Da parte dei cittadini ci sono anche lamentele sulle deiezioni. I cani randaggi ovviamente non fanno ricordini sul marciapiede, ma cercano terreni, aiuole, quindi quelle che vediamo per strada sono dei cani padronali. Il problema è l'ineducazione delle persone che non raccolgono quello che fa il proprio cane. Anche lì è prevista una sanzione, quindi quando un vigile urbano, trovandosi per strada, vede una scena del genere, dovrebbe fare una multa.